Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video nella mia cucina, yeah! Questo vuol dire super ricettina cosmetica perché me le chiedete in tantissimi, quindi sto riprendendo alla grande, adesso facendo un po' combaciare tutti gli orari del Carlita Shop negozio fisico, il Carlita Shop online che tipo fra 2-3 giorni sarà online, quindi stiamo in trepidante attesa e anche voglio ritornare a farvi sia delle recensioni di prodotti cosmetici sia delle ricettine proprio cosmetiche per i nostri comuni problemucci in estetismi che possiamo risolvere, insomma, per pelle, capelli, cura del corpo, eccetera. Anzi, approfitto per chiedervi innanzitutto di sostenermi con un grandissimo like, almeno uno a persona, perché più di uno non se ne può mettere. Mi raccomando, sostenete i miei video di ricettine, i miei video cosmetici, questi qua un po' più impegnativi, con tanti tanti like. Se ricevo tanti like, ovviamente capisco che vi piacciono, ne faccio di più, perché ovviamente siete voi a decidere che argomenti trattare nel mio canale. Spero tanto che questi video vi piacciono e spero di capirlo ricevendo numerosi like e anche visualizzazioni. Potete magari condividere questo video sulla vostra pagina Facebook, sul vostro profilo, farlo vedere ad amici oppure, perché no, vederlo anche una volta al giorno, così io ricevo tante visualizzazioni e capisco che vi piacciono. A parte scherzi ragazze, tutto il vostro supporto, ogni vostro singolo commento, ogni vostro apprezzamento per me vale oro, quindi vi ringrazio tantissimo, tanto tanto tanto. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale, non solo, cliccate anche sulla campanella che trovate proprio vicino al bottone iscriviti giù al video, perché in questo modo solo cliccando sulla campanella non perdete nessun video, altrimenti non ricevete le notifiche e poi mi dite: ah Carlita, perché non fai più video di ricette? Invece io ogni tanto ne faccio, quindi sto cercando di fare 2-3 video a settimana comunque, quindi cliccate sulla campanella e siete sicure che vi escono e vi arriva la notifica. Se avete delle idee particolari di ricette o video che vi piacerebbe vedere, potete lasciarmele scritte nei commenti che io prendo sicuramente spunto dalle vostre richieste. E adesso iniziamo subito col video. Banda alle ciance, ciancio alle bande, ragazze, ricettina per il viso contro i punti neri e brufoli maledetti schifosissimi, perché davvero dobbiamo debellarli e avere una pelle liscia, liscia, bella, bella come Carlita. Ma di che, anche io ho un mostro qua, perché quindi anche io ragazzi non sono immune ai brufoli e quindi oggi sto proprio in un periodo in cui voglio purificare la mia pelle, eliminare tutti i punti neri con il carbone vegetale. Super ricettina con il carbone, una maschera top. Sto a mettere la mia maschera in questo bellissimo contenitore che ragazzi è troppo bello, sembra di vetro ma non lo è, è plastica ma è un contenitore troppo bello, tipo sembra di Swarovski cristallo, a me sembra quasi una bomboniera, non sembra neanche un contenitore, cioè è troppo bello. E vi straconsiglio il sito All in Packaging, appunto da cui proviene questo contenitore, perché è veramente un sito top per quanto riguarda i contenitori cosmetici, quindi se anche voi come me guardate, è molto bello perché si toglie anche questa piccola pellicola che protegge il contenitore. Qua dentro ci può, io adesso ci metterò la maschera nera, ma ci potete mettere anche una crema, quindi per le amanti dei cosmetici fatti in casa, per voi che fate cosmetici in casa o anche per le ragazze semplicemente che amano i cosmetici e i trucchi, visitate questo sito All in Packaging perché veramente ci sono contenitori troppo troppo carini, sfiziosissimi per i vostri cosmetici, le vostre ricettine, ma anche solo se cercate dei contenitori ad esempio per mettere i prodotti prima dei viaggi, quindi quelli là piccolini, le mini size o anche prodotti da trucco, comunque veramente è bello ed è super low cost economico. E vi lascio anche il mio codice sconto, ragazzi, senza inserite il codice Carlita 2017 sul sito All in Packaging, avrete le spese di spedizione gratis per un minimo di 30 euro, e questa è una cosa pazzesca perché praticamente basta che spendete 30 euro e non pagate le spese di spedizione, quindi anche con un minimo 30 euro magari vi comprate poche cose giusto per provare, non pagate le spese, quindi pagate solo i prodotti, è veramente fantastico. Vi lascio il link All in Packaging nel box info e mi raccomando provatelo, visionatelo, provate a fare un ordine perché sono veramente veramente belli i prodotti, ve lo straconsiglio. E il codice sarà valido fino a fine mese, quindi fino a fine ottobre, quindi affrettatevi perché è una esclusiva, insomma un piccolo regalo per voi che spero tanto possiate apprezzare. Anche questa pochettina dove io tengo tutte le mie materie prime cosmetiche, i contenitori, me la porto anche in palestra, è molto carina. Perché dentro guardate com'è fatta, c'è anche questa piccola pochettina che si estrae
e potete metterci delle cose, è completamente impermeabile, anche per metterci il bagno schiuma, le cose quando andate in palestra, è molto carina. Loro hanno anche su questo sito Olim Packaging anche delle trousse, dei contenitori proprio trousse da viaggio, per cosmetici, per noi ragazzi, sono veramente veramente belli, quindi ve lo straconsiglio, infatti c'è anche il marchio qua, Olim Packaging. Io avevo fatto in passato anche un video della maschera al carbone peel off, è passato un po' di tempo, adesso decido di farvi questo video anche per dirvi la mia su, insomma, questo spopolare di queste maschere al carbone. Le maschere al carbone sono molto utili perché il carbone è un ingrediente che appunto purifica la pelle, elimina le tossine e quindi ci aiuta sicuramente ad eliminare brufoli e punti neri, ma molto spesso alcune maschere sono veramente, possono essere dannose, controproducenti, perché possono lasciare dei segni sulla pelle, irritare la pelle, soprattutto le più sensibili. Ho visto fare delle maschere al carbone in un modo praticamente assurdo, con la colla vinilica, cioè in modi assurdi. Io non so come si faccia a mettere della colla sul proprio viso, cioè è qualcosa di assurdo, oltre al fatto che, ragazzi, andando a tirare la pelle si può danneggiare. Quindi adesso vi faccio vedere, secondo me, la maschera al carbone fatta in casa com'è la migliore, che sicuramente non vi può danneggiare la pelle, che sicuramente, io l'ho fatta anche peel off, quindi per me quella là di quel video funziona, però alcune mi dicevano non si tira, oppure si tira, a me si tira, a me non si tira, a me mi fa male. Insomma, comunque, secondo me questa qua è la migliore, perché l'azione del carbone combinata ad altri ingredienti che adesso vi faccio vedere è veramente magica per eliminare punti neri e brufoli, e non c'è bisogno di fare un peel off, quindi di tirare la pelle e di stressarla, perché assolutamente questa azione di meccanica di tirare la pelle è solo uno stress molto spesso per la pelle. Ma io vi posso assicurare che se fate questa e la risciacquate via, la vostra pelle esce magicamente pulita, senza punti neri. Provate, ragazze, provate a farle. Pensate che io non la faccio neanche su tutto il viso, quella là peel off, appunto perché non mi voglio irritare la pelle, quindi magari la facevo soltanto sulla zona T, eccetera. Invece questa qua io la posso fare anche su tutto il viso, perché comunque è molto delicata, e soprattutto la potete fare anche più volte a settimana. È veramente top, ragazzi. Io sono diventata specializzata nelle maschere al carbone, ne sto cercando anche alcune in commercio che siano già pronte e che veramente funzionino, perché ne ho provate tante, ma tante non funzionano. Vi farò casomai un altro video dove vi consiglierò anche delle maschere al carbone già fatte, che sono veramente veramente buone. Per ora vi consiglio di farla voi in casa con il carbone vegetale, che sono delle pilloline che potete comprare ovunque, anche al supermercato. Ad esempio questa qua l'ho comprata alla Coop, in parafarmacia, in erboristeria, in quasi tutti i negozi, insomma, si trovano. Trasformazione, raga, con felpa e coniglietto. Questo sembra il filtro di Instagram, il coniglietto, ma questo è veramente un coniglietto, non è un filtro, è troppo carino. Mi metto questo perché comunque mi devo fare la maschera e non voglio macchiarmi. Allora, è semplicissimo, prendo una ciotolina, raga, e ci vado a mettere il carbone vegetale. Questo qua sono delle pasticche, io ne metto 3 pasticchette, vedete, sono delle pasticchette piccoline, le metto qui dentro e le vado a schiacciare. Le schiaccio con l'aiuto di un cucchiaino, in questo modo. Ecco qua, raga, una volta diventato in polvere il nostro carbone, io ci aggiungo un altro ingrediente magico. Ecco perché questa maschera è veramente il top per quanto riguarda i punti neri e brufoli, ossia l'argilla verde. L'argilla verde, ragazzi, è fenomenale veramente, e ne basta semplicemente un cucchiaino. La trovate in tutte le erboristerie e anche al Carlita Shop. No, ma dai, non ci credo. Comunque ne aggiungo un cucchiaino qua dentro, è veramente fenomenale. Poi ci aggiungo altro ingrediente che funziona tantissimo, un goccino di miele. Io uso questo qua semplice, insomma, quello che danno agli alberi. Semplicemente ne metto un cucchiaino, perché anche il miele è un ingrediente antiacne, antinfiammatorio, molto lenitivo, perché molto spesso chi ha i brufoli, perché questa maschera è anche adatta proprio a chi ha i brufoli, le macchie post brufoli, ha anche bisogno di qualcosa di lenitivo che lenisca i rossori, quindi questo qua, il miele, va proprio bene. Ho aggiunto, raga, anche un po' di gel d'aloe vera, che è anche ottimo,
e adesso vado ad aggiungere un po' di acqua. Io praticamente aggiungo un cucchiaino alla volta e mescolo. Vi consiglio di fare così, perché comunque già il miele e il gel d'aloe vera che avete messo danno comunque una consistenza liquida alla maschera, quindi un cucchiaino alla volta e vedete. Con queste quantità io mi trovo bene, a volte la faccio anche per due volte la maschera e ve la straconsiglio anche in altre parti del corpo, non solo sul viso dove avete la pelle grassa o comunque dei brufoletti, come ad esempio potrebbe essere sulla schiena, mosca, vattene via, la mosca è attirata dal carbone, ma che è il pesce? E quindi vi dico, potete metterla anche ad esempio sulla schiena, potete farla anche ai vostri insomma mariti, fidanzati o anche voi se siete dei maschi che state guardando, potete farla anche, molto spesso gli uomini hanno brufoletti tipo sulla schiena, sulle braccia, potete farla ovunque ed è un rimedio casalingo veramente economico che vi risolve un problema. Il tea tree oil, che è un altro ingrediente ottimo contro i brufoli e i punti neri, e poi mi piace tantissimo il profumo. 2, 3. Mi ricordo che anni fa, la prima volta che sentii il tea tree oil, dissi: oddio, che puzza, che è sto schifo. Adesso praticamente mi piace un casino. Non so se sono diventata pazza io o mi sono assuefatta tante le volte che l'ho usato. Comunque il tea tree oil è miracoloso contro tutte le infezioni della pelle, i brufoli, qualsiasi cosa. Vedete, è diventata proprio una cremina tutta omogenea. Ok, a questo punto non mi resta che applicarla su tutto il viso. Poiché mi sono evoluta, vi ricordate quando anni fa facevo i video e tipo c'avevo, vabbè fino a poco tempo fa in realtà, c'avevo lo specchio enorme, lo mettevo qua e guardavo, adesso è diventato piccolino, proprio che figo che ho fatto, proprio c'ho una cacchina di specchietto piccolina e dovrò farlo così, vabbè. Raga, la metto nel mio bellissimo contenitore di modo che la posso anche conservare e, cosa importante, dato che voi dovete sempre essere generosi, la potete anche regalare, quindi preparare ad esempio per una vostra amica, per chi volete voi insomma, e potete stare tranquille perché non ha bisogno di conservante ed è una cosa che comunque dura abbastanza. Quindi non siete sicuri di regalare qualcosa di veramente buono, poi fatto con le vostre mani, naturale, e magari in un bellissimo contenitore, così fate anche una bella figura. È bello, è troppo bello. Zac, prima sul brufolozzo. Utilizzo un pennello io da tintura, che ovviamente non uso anche per la tintura, semplicemente l'ho comprato e lo utilizzo solo per questo scopo, insomma. Penso che sul sito Olympia ci siano anche le ciotoline con i pennellini, potete dare uno sguardo. Comunque utilizzatelo solo per le maschere, il pennello che usate, anche un esempio un pennello da trucco, però l'importante è che dopo lo lavate e lo usate solo per questo scopo, così è sempre pulito, insomma. Però comunque ciò non toglie che anche le buone vecchie mani vanno bene, tipo marmellata in faccia. Dà anche soddisfazione applicare la maschera con le mani. Per esempio, ci sono delle zone, tipo per esempio qua, mi sembrerà strano, ma io tipo qua sotto, raga, ho tutti i punti neri e solo questa maschera me le toglie, perché io devo andare proprio in profondità, quasi nel naso, vabbè. Sono piccoli dettagli che vi sto confidando, ma non direi a nessuno, perché comunque mi vergogno. Però vabbè, siamo poche di noi, siamo tra donne. Voi fatemi sapere quali sono i punti più strani in cui avete punti neri e brufoli. Dai, lasciatemi tanti commenti, che sono curiosa. Cosa importantissima, ragazze, so che così non sono credibile, ma non applicatela sul contorno occhio. Ho visto delle cose atroci, addirittura le maschere peel off sul contorno occhi. No, raga, è una zona troppo delicata. Nessuna maschera deve essere una maschera specifica per contorno occhi oppure una maschera anti-age, ma le maschere purificanti non vanno mai messe sul contorno occhi, perché quasi sicuramente sono acide, sono irritanti e quindi possono irritare il contorno occhi, che è una zona molto molto sensibile, quindi importante. Poi fatevi unire, perché tante venite a Carita Shop e mi dite:
ma lo sai, ho fatto anche la tua maschera nera con il mio fidanzato. E io mi immagino le scene di voi con i vostri fidanzati. Quindi se adesso fate questa maschera con i vostri fidanzati, vi prego taggatemi nelle vostre foto, perché vi voglio troppo troppo vedere. Poi magari ne pubblico qualcuna sul mio profilo Instagram, Calita Dolce, mi raccomando, seguitemi. Così ci facciamo due risate e martorizziamo un po' i nostri fidanzati. La farò magari anche a Dario. Adesso la lascio riposare per una decina di minuti, o comunque quando si inizia a seccare. Però si inizia a seccare, la rimuovo. A dopo! Si è seccata tutta la maschera, infatti guardate quando la toccate. Quindi a questo punto si può andare a togliere. La togliamo con l'acqua, così non ci facciamo male la pelle. Raga, ho tolto la maschera, cioè guardate qua, non ho più un punto nero e non c'è bisogno di strappare, di tirare nulla. Cioè la pelle è bellissima. Io la cosa favolosa è quando faccio questa maschera posso uscire anche senza trucco, perché non ho bisogno di fondotinta, di nulla. Non ho un punto nero, si sono tolti tutti i punti neri dal naso, cioè guardate. La pelle è super morbida, liscia e perfetta, un naso senza punti neri. È veramente epica. Veramente favolosa, raga, io l'adoro. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grande, lasciatemi un bel like e buona maschera a tutti. Ciao, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Ciao, mua, ciao. E mi raccomando, seguitemi anche su Instagram e su Facebook, Calita Dolce. Ciao.